Queste sembrano patatine, ma non lo sono. Tra l'altro io prima ho fatto la prova, ho provato ad addentarne una, momenti ci lascio l'intera dentiera. Cosa sono? Questa è la variante essiccata dei cosiddetti gnocchi di riso, quindi non sono le nuvole, nemmeno le nuvole vaporose che friggono e che vi fanno trovare come stuzzichino, bensì è un qualcosa che noi utilizzeremo per realizzare un interessante primo. Tra le altre cose è un impasto che si riesce a realizzare anche facilmente a casa con metà di farina di grano tenero, quindi la 00 normale, metà di farina di riso, tanto quanto basta di acqua per realizzare un panetto dalla consistenza vellutata e vera asciutta. Si forma cilindro, solo si lascia riposare per una mezz'oretta e poi si tagliano queste fettine che si possono però appunto trovare già pronte da comprare, altrimenti noi le dovremmo congelare. Io le trovate secche, vanno tenute a mollo per almeno 8 ore, anche 12, quindi bisogna iniziare a cucinare un giorno con anticipo. E che cosa andremo a realizzare? Tanti funghi vedo. Esatto, un tris di funghi, un tris di bianchi, perché ci abbiamo il bianco del gnocco, poi abbiamo i classici champignon. Prima, andando a passeggio in giardino, ci siamo resi conto che sta primavera è un pochino strana, cioè sono nati pioppini, quindi li andiamo a utilizzare appena cresciuti i suoi pioppi. Utilizzerò anche i funghi muer. I funghi muer sono dei funghi, anche questo è un classico ingrediente della cucina cinese che si trova secco da comprare. Sono questi funghetti che crescono solitamente sulle cortecce degli alberi ormai morti o defunti, quindi un fungo che si accontenta anche, diciamo, di poco e che però per poterlo mangiare bisogna metterlo almeno prima una ventina di minuti in ammollo, in modo che poi a questo punto rinvenga, si gonfi e che sia anche, diciamo, tenero da mangiare. Poi, che cos'altro ho utilizzato? Sono andata nel mio orto acquatico e sono andata a prendere le castagne d'acqua, che nel frattempo durante l'inverno sono ancora un pochino cresciute, le avevamo già utilizzate l'anno scorso ed erano ancora piccine. Adesso qua sono cresciute, queste sono molto belle, non dovrò fare nient'altro che sbucciarle e poi andare a incorporare i miei altri ingredienti, quindi gnocco, fungo muer, i pioppini, i funghi champignon, che taglierò tutto a fettine, con qualche costolina di sedano fresco, uno scalogno tagliato a filetti e un pochino di aglio tritato, il tutto rosolato velocemente nell'olio e poi aromatizzato con un goccetto di salsa di soia. Come tutte le ricette orientali non usiamo l'olio d'oliva, o utilizziamo un olio di semi tipo di girasole oppure l'olio di sesamo, badando, avendo accortezza di usarne proprio poco perché manca molto di sapore. Quindi io nel frattempo ho scaldato il mio olio e incomincerò a rosolare le verdure. Questo è un piatto che si riesce a cuocere praticamente tutto in uno, abbastanza velocemente, proprio per lasciare alle verdure il colore, nonché anche la loro croccantezza. Aggiungo il mio gnocco, previamente ammollato, e sempre rimestando sul fuoco, porto tutti i miei ingredienti a cottura. Scolo anche i miei funghi muer, perché vanno cotti anche loro, e aggiungo anche loro agli ingredienti. Rialzo il mio fuoco e aggiungerò la salsa di soia solo quando sarò pronta per servire. Quello a cui bisogna fare attenzione è di tenere le fettine del gnocco separate tra di loro, perché tendono ad appiccicarsi. La mia preparazione è pronta quando il gnocco di riso avrà incominciato a formare questa bella crosticina in superficie. Le verdure, tipo il sedano, devono essere ancora color verde smeraldo. Gli altri ingredienti, tipo i funghi cotti, perché i funghi crudi sono difficilmente digeribili. E solo adesso io aggiungo la mia salsa di soia, poca,